Ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutti i prodotti che ho acquistato da Mango durante i saldi. Quindi è un video haul, anzi try and haul. Quindi vedrete ogni capo indossato. Prima ve lo mostro, vi dico qual è il prezzo come sempre. Poi lo vedete indossato. Vi lascio giù nell'info box comunque l'elenco dei prodotti con i loro prezzi. Se sono ancora disponibili nei siti, naturalmente vi metto il link a fianco. Naturalmente, come sempre, dato che sono stata in questi negozi, sono tutti negozi low cost, perché in questo caso vi parlerò di Mango. Poi farò un altro video di H&M, un video di Stradivarius, uno di taglio. Ho acquistato tantissimi prodotti perché comunque ho fatto molto decluttering. Sapete che ultimamente sto facendo decluttering dei miei vestiti perché sono cambiati un po' i gusti essendo cresciuta, e quindi volevo un po' acquistare dei prodotti, non dico eleganti, ma dei prodotti che possono essere utilizzati in ufficio, e quindi non le classiche t-shirt. Sì, vedete anche t-shirt naturalmente, però anche qualcosina di particolare, un po' elegantina se vogliamo. Già l'anno scorso, quando sono stata da Mango, ho acquistato davvero tanti prodotti. Mango è un negozio che mi piace, però che raramente acquisto a prezzo intero, perché i prezzi sono leggermente più alti rispetto a negozi come Stradivarius, Bershka, Pinky, dove di solito acquisto anche dei prodotti a prezzo intero. Quindi aspetto sempre i saldi. Addirittura a gennaio e febbraio ho fatto tantissimi affari perché c'era la promozione che, prendendo almeno 5 capi, avevate il 20% sopra il prezzo scontato. Attualmente non ho visto ancora questa promozione, comunque credo di aver preso tutto quello che mi piaceva di questa collezione. Quindi l'anno scorso non avevo acquistato tantissimi vestiti, più che altro mi ero concentrata sul make up perché le collezioni della scorsa estate e l'inverno precedente non mi hanno convinto tantissimo, anche se comunque qualcosa, come sempre, lo acquisto soprattutto da Stradivarius, però diciamo che non rispecchiavano proprio i miei gusti, e quindi ho continuato a utilizzare quello che avevo. Comunque, dopo questa lunghissima premessa, iniziamo. Il primo capo che vi mostro è questa t-shirt qua, abbastanza elegantina secondo me, è tutta nera, è molto molto carina. Non c'era l'XS ma ho preso una S, però non importa perché non è di quelle che sta troppo larghe, e anche se sono un po' svolazzanti mi piacciono, soprattutto in periodo estivo, primaverile e anche autunnale, perché secondo me questa si può utilizzare anche fino a fine settembre. Comunque, manichina corta, la manica è leggermente più lunga rispetto alla classica manichina corta. Al lato avete questo nodo davvero molto molto carino. Comunque, come vedete, non è molto molto stretta, però calza abbastanza bene, fascia la figura senza dar fastidio, ha una scollatura V però non è tantissimo profonda, e davanti avete questo disegno qui, dato proprio dal fatto che al lato avete questo nodo. In realtà prima a me non piacevano le maglie con il nodo, ma ne vedete che ne ho acquistato tantissime perché se hanno i nodi o da una parte oppure non troppo vistosi mi piacciono. Quando sono troppo grossi no, perché comunque, non essendo molto alta, non lo so, non mi piace quando sono così grandi. Comunque, di questa ho preso appunto una S, l'XS non c'era, anziché 19,99 l'ho pagata 9,99. Fatta nella stessa maniera, l'ho presa anche verde militare, è un verde leggermente più chiaro rispetto al classico verde militare, è davvero molto molto carina secondo me. Stavo cercando delle maglie comunque così monocolore per abbinarla a tutti quei pantaloni che avete visto, che ho acquistato sia d'inverno sia d'estate, quelli non il classico jeans ma quelli un po' felpattini, oppure quelli in tela, quelli che si usano praticamente adesso, e mi servivano delle maglie appunto per abbinarlo in modo tale che non facesse a pugni col pantalone, perché quando i pantaloni molto disegnati cerco di prendere una maglietta monocolore che riprendono dei colori che c'è al pantalone naturalmente. Comunque, questa è fatta esattamente come l'altra, come vedete ha sempre il nodo. Questa magari è un po' più estiva secondo me, e si possono utilizzare da metà agosto, perché adesso secondo me sono troppo pesantine, però davvero davvero carina, va bene anche se andate in ufficio, tanto ci sono i condizionatori. Anche di questa ho preso una S perché appunto anche in questo colore non c'è l'XS, e anche questa è da 19,99, l'ho pagato 9,99 euro. Questa maglia con la manica a tre quarti, ce n'erano tantissime fantasie.
Questa era fatta così, davanti avete tutto questo disegno così, sembrano quasi le stelle viste nel cielo, non so, particolarissimo, sono dei puntini praticamente giallo-ocre bianchi, come vedete arriva a tre quarti, ma praticamente arriva a manica lunga perché come sapete non sono molto alta e ce n'erano tantissime, anche questa è uno scolla V, però non è il classico scolla V, purtroppo qua non c'è il tagliandino, comunque l'avevo pagata 12,99 €, anche questa è leggermente larghettina, però mi piaceva, non è di quelle troppo larghe perché appunto come vi ho detto, non essendo altissima, se prendo una maglia troppo larga mi accorcio ancora di più la figura. Questa era troppo carina, anche questa per andare in ufficio. Ce n'erano tantissimi disegni, c'era anche leopardato, però mi sembrava un po' troppo. Ce n'era un altro sul verde, praticamente come se fosse animalier, però sul verde, però non c'era la taglia. E poi dietro è classico così nero. L'altra particolarità è che avete il disegno praticamente che finisce davanti e avete anche una parte della maglia nera proprio nel lato, proprio nella figura. Poi naturalmente li vedrete indossare questi cappi, questo mi piaceva davvero tantissimo e quindi l'ho presa a quel prezzo, non potevo lasciarmela sfuggire. Una canotta gilet, in realtà questo secondo me è un gilet, ma lo utilizzerò naturalmente come una maglietta. È fatta così, di questo blu elettrico, davvero molto molto carino, i bottoncini così giganteschi, sembra quasi degli anni 60. Anche questo ha lo scollo un po' V, questo un po' meno scollato rispetto agli altri prodotti che vi ho mostrato, ha le bretelle abbastanza larghe, molto carina, anche questa secondo me è elegantina, è leggermente larghetta, un po' più larga della maglia che vi ho mostrato prima, però secondo me ci sta benissimo. Quello che mi piaceva tantissimo naturalmente erano i bottoni, questo capo non è piaciuto né al mio ragazzo né a mia madre. Quando l'ho acquistato quando ho fatto shopping con mia madre, poi vendendomelo addosso le è piaciuto, quindi è di quei capi che magari visti così non, vi possono anche non piacere. C'era anche bianco, però aveva sempre bottoni sul bianco, lo stesso così bianco panna, quindi non mi piaceva. Invece così secondo me è davvero carino, anche con un pantalone bianco elegantino. Di questo invece ho trovato l'XS e anziché 25,99 l'ho pagato sempre 9,99 €. Una classica t-shirt che sa di me perché è una t-shirt a righe, a costine, fatta così, quindi ha le righe bianche, nere e color ocra, quindi si può abbinare anche questa facilmente. Queste così a costine sono leggermente più strette rispetto alle altre che vi ho mostrato prima. In generale le magliette fatte così sono leggermente più strette, però è una di quelle meno strette rispetto ad altre che ho, nel senso che alcune sono talmente strette che sembrano magliettine, non lo so, da adolescente. Invece questa è molto più morbida, fascia la figura senza dar fastidio, anche questa si può abbinare molto molto facilmente, è una classica t-shirt, questa sta proprio alla vita. Questa addirittura anziché 12,99 l'ho pagata 4,99 €. Una maglia a maniche lunghe, un po' elegantina, fatta così, ha tantissimi disegni, ce n'erano anche altre, però questa era quella che mi piaceva di più. Ha tutti questi disegni un po' geometrici, anche con i pois, vedete, proprio a maniche lunghe, ha le maniche leggermente un po' più larghe rispetto all'inizio, ma leggermente proprio, è davvero davvero carina, anche questa sta molto larga, però secondo me va benissimo per il periodo inizio ottobre, fino a metà ottobre, qui anche fino a ottobre senza problemi, magari sotto le giacche, davvero davvero carina, anche perché dietro ha tutti i bottoncini, quindi è molto particolare. Questa l'aveva misurata anche mia madre, però a lei non è piaciuta perché io l'ho presa XS, lei l'ha provata S perché quando sono andata con lei a fare shopping era la settimana dopo rispetto a quando l'ho acquistata e c'era solo la S, però non le è piaciuta a lei come stava, invece a me piace proprio come sta, proprio lo stile, quello dipenderà naturalmente dai gusti. Di questo vi danno il bottoncino di ricambio, io appunto come vi ho detto ho preso un XS, questa anziché 25,99 l'ho pagata 12,99 €.
sono andata alla Piazza Gioia con le canottiere. In realtà queste io non le utilizzerò mai per andare in ufficio, per andare al lavoro, ma più che altro per uscire la sera. Qualcuna ha intenzione di portarla anche in viaggio, perché non so se ve l'ho detto, ma andrò in viaggio a Valencia. E secondo me stanno benissimo sia con i pantaloni di cui vi ho parlato prima, quelli anche lunghi, ma anche con i pantaloncini corti, tutti disegnati. Ne vedrete non di questo brand, ma di altri brand, tutti disegnati. E mi servono sempre delle maglie monocolore. E ho preso queste. In realtà 3 su 4 le ho prese un paio di giorni prima dei saldi, o meglio, almeno una settimana. Solo che non avevo fatto in tempo a mostrarvele, quindi ve le mostro qui perché ho visto che sono comunque scontate. E infatti una di queste l'ho presa scontata. Una è questa qui che è bianca, anche per questo non la metterei mai per andare in ufficio, perché o mettete una canottierina bianca sotto, però cioè, è abbastanza caldo, già questa è una canottiera, poi oppure un top magari bianco proprio per non far vedere al di sotto, o un reggiseno bianco. Comunque è davvero carina perché è come se fosse tagliata nel lato. È leggermente più larga alla fine, è molto fresca, sembra quasi pesantina, ma poi addosso è davvero molto molto fresca, è molto molto carina, è molto particolare, è easy comunque, perché comunque faceva parte della linea basic, però mi è piaciuta da subito, tant'è che l'ho presa in tre colorazioni. Di questo ho preso sempre XS e costava 9,99 euro, ma come vi ho detto, se non sbaglio costa 8 euro, 6 euro, una cosa del genere. Come vi ho detto, poi l'ho presa anche così in beige, questa è molto elegantina, questa secondo me si poteva anche utilizzare in ufficio se voi andate anche in canottiera. Io non ho problemi comunque ad avere un certo look anche in certi posti, però non lo so, preferisco avere le magliette, me le trovo un po' più comode, un po' più versatili. Comunque anche questa è molto molto carina, tutta così in beige, molto estiva secondo me questa, sa proprio di serate estive, non lo so, mi dava proprio quell'impressione. Anche di questa ho preso un XS, anche questa naturalmente costava 9,99 euro perché l'ho presa a prezzo intero. Che ho preso sempre a prezzo intero uguale, e questa è così sul rosa, è un rosa molto molto tenue, direi un rosa porcellino. Anche questa è leggermente trasparentina, molto meno di quella bianca, diciamo che quella bianca è quella più trasparente. Io infatti non sempre tendo a acquistare le magliette così, proprio per il fatto che sono così trasparenti. Comunque è davvero carina, è un po' più stretta nella parte superiore, si allarga un po' più giù, quindi è anche comoda da quel punto di vista, soprattutto se le utilizzate in viaggio e magari nei viaggi spizzicate un po' troppo. E durante i saldi l'ho presa anche di questo colore. È leggermente diversa rispetto agli altri, perché gli altri hanno un tessuto un po' più quasi zigrinato, lo vedete così, molto particolare. Invece questa è un po' più normale, nel senso che è un unico colore, sembra leggermente a costine, e anche il tessuto è leggermente diverso. Questo sembra un po' più pesantino rispetto all'altro, però carinissima anche questa. Praticamente è la stessa maglietta comunque, anche se questa vedo che a prezzo intero costava 12,99 euro al contrario degli altri, secondo me perché gli altri sono molto più leggere. Questa sicuramente l'hanno messa in commercio già verso marzo-aprile, mentre gli altri io li ho viste proprio a maggio, fine maggio, quindi mancavano più o meno poco più di un mese i saldi, per quello non ho fatto in tempo a mostrarvele. Comunque anche di questo ho preso in XS, e appunto anziché 12,99 costa 7,99, quindi penso che costino lo stesso tanto anche gli altri. Anche questa comunque è dell'area basic. Questo era tutto quello che ho acquistato da Mango. Ho preso dei capi davvero carini, versatili, sia elegantini che si possono utilizzare anche in ufficio, ma anche dei capi che posso utilizzare così da tutti i giorni, anche per uscire la sera, per andare, non lo so, a mangiare la pizza in qualsiasi posto. Quindi
sono stata contenta da quel punto di vista perché così posso utilizzarle in varie occasioni. Fatemi sapere se voi siete state dal Mango, cosa avete acquistato durante i saldi. Ho aspettato un po' a mostrarvi quello che ho acquistato perché avevo l'intenzione comunque di acquistare un po' di più rispetto all'anno scorso perché proprio ho visto che ho regalato tantissima roba. Farvi vedere qualcosa e non farvi un video dove ci sono solo pochi capi. Appunto, fatemi sapere se vi piace questo brand, se vi piacciono i capi che vi ho mostrato. Se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto, ciao!